Jennifer Wirth è stata un'infermiera, musicista e scrittrice inglese. Ha scritto romanzi autobiografici sul suo lavoro di levatrice nel quartiere londinese di East End negli anni 50. Nata nell'Essex nel 1935, abbandonò gli studi a 15 anni e frequentò in seguito un corso di stenografia e dattilografia. In seguito, dopo aver seguito un corso come infermiera, si trasferì a Londra per continuare gli studi come levatrice. Iniziò a lavorare al London Hospital, nel quartiere londinese di Whitechapel, a inizi del 1950. Il suo lavoro, fatto con l'aiuto delle suore anglicane della comunità di San Giovanni il Divino, era rivolto all'assistenza dei poveri. Successivamente, lavorò come caposala in altri due ospedali. Si sposò nel 1963 con l'artista Philip Worth, con cui ebbe due figlie. Si ritirò dal lavoro nel 1973 per dedicarsi ai suoi interessi musicali, pianoforte e canto, diplomandosi nel 1974 al London College of Music ed esibendosi successivamente sia come solista che come corista in Gran Bretagna e in Europa. Col passare degli anni, il suo interesse si rivolse alla scrittura. Nel 1998, traendo ispirazione da un articolo del Midwives Journal, il quale affermava che quella della levatrice fosse una professione poco presente nella letteratura, decise di scrivere un libro basato sulla sua esperienza nell'East End di Londra. Nel 2002 pubblicò quindi il suo primo libro autobiografico chiamato La levatrice, che ottenne subito un grande successo editoriale. A questo libro ne sono seguiti altri due, pubblicati rispettivamente nel 2005 e nel 2009. La trilogia ha venduto più di 1 milione di copie nella sola Gran Bretagna. Ammalatasi di tumore esofageo, Jennifer Worth è morta il 30 maggio 2011. Nel 2012 la BBC ha messo in onda una serie televisiva basata sulla trilogia intitolata, nella versione italiana, L'amore e la vita, Call the Midwife. Il suo primo romanzo, chiamato La levatrice, tratta in prima persona delle esperienze che la scrittrice ha avuto da giovane mentre lavorava come levatrice nei quartieri più poveri della zona orientale di Londra, a partire dagli anni 50. L'autrice, ospitata nel convento di Nonnatus House, che nel libro è un nome fittizio, alterna racconti dei suoi ricordi più vividi dell'esperienza da levatrice alle descrizioni dei personaggi che abitavano il convento, come le colleghe Chummy, Cynthia e Trixie, e le sorelle Julienne, Evangelina, Bernadette e Monica Joan, anche questi pseudonimi. Nella serie possiamo notare che gli eventi si susseguono in un certo ordine cronologico, mentre nel libro i racconti vengono descritti in ordine sparso. Anche se alcuni personaggi vengono ritratti in maniera differente e a volte opposta, come il tuttofare Fred, gli eventi principali vengono mantenuti all'interno della narrazione. È l'esempio della storia di Conchita Warren, donna ispanica incinta del 24esimo figlio, oppure di Mrs. Jenkins, una povera senza tetto vittima della violenza degli ospizi per poveri negli slums londinesi. Quest'ultimo episodio è stato mandato in onda durante una puntata speciale natalizia, anche se nel libro non vi è alcun riferimento al periodo dell'anno in cui si svolge l'evento. Nella serie TV, inoltre, vengono mostrati anche vari episodi non direttamente collegati alla protagonista Jenny Lee, ma che interessano le altre levatrici e le suore del convento. Un punto in comune tra il libro e la serie è la voce narrante, è Jenny Lee, ormai anziana, che racconta le sue esperienze. Nel libro, tuttavia, Jenny è più sincera e diretta, e insieme ai racconti della sua vita non mancano le critiche o varie considerazioni oneste sui personaggi che incontra durante la sua esperienza di levatrice. Nella serie, invece, nonostante la narrazione di diversi eventi drammatici e che senza dubbio lasciano sorpreso lo spettatore, aleggia un'aria di serenità e armonia tra i personaggi. Chiamate la levatrice è il primo romanzo in cui le levatrici sono le vere e proprie protagoniste e non semplici personaggi secondari. Ci mostra una realtà completamente diversa da quella a cui siamo abituati a vivere tutti i giorni. Se consideriamo il fatto che le levatrici negli anni 50 si occupavano dell'assistenza durante tutto il periodo di gestazione e durante il parto delle donne più povere, senza essere considerate parte integrante dell'assistenza sanitaria pubblica. Infatti, negli ospedali, i reparti dedicati alla maternità ancora non esistevano. Oltre a questo, era ormai un'usanza radicata che le donne venissero assistite e aiutate dalle levatrici.
Proprio per questo, la scrittrice ricorda più volte nei vari capitoli come lei e le sue colleghe, comprese le suore, venissero trattate con reverenza e rispetto nei quartieri in cui lavoravano. Al contrario dei poliziotti del luogo, infatti, potevano attraversare le innumerevoli stradine di Londra a qualsiasi ora del giorno e della notte, senza temere di incorrere in alcun pericolo. Inoltre, la scrittrice narra minuziosamente della vita di coloro che vivevano nei quartieri orientali londinesi durante gli anni 50, nel primo dopoguerra. La descrizione del degrado degli ambienti, che mostravano i segni della guerra appena finita, come i siti colpiti dai bombardamenti, si oppone in un certo senso alla vivacità dei personaggi. In un mondo totalmente diverso dal nostro, Jenny Lee racconta la grandezza delle vicende umane, in una società in cui i nuclei familiari erano composti da genitori, nonni, zii, cugini e 10 o 12 figli. Le numerose famiglie erano costrette a dividere appartamenti di sole due stanze, senza spesso acqua potabile o servizi igienici garantiti. Oltre a descrivere la vita dei più poveri, Jennifer Worth racconta anche della sua convivenza con le suore anglicane. Possiamo quindi dare anche uno sguardo alla vita nei conventi anglicani. Le suore, essendo anche levatrici, avevano tempi ridotti da dedicare alle preghiere, in quanto passavano la maggior parte del loro tempo assistendo i loro pazienti. Nonostante ciò, Jenny ricorda affettuosamente nelle pagine del libro i pranzi e le cene con le suore e le colleghe, dove si riunivano dopo lunghe giornate di lavoro. I temi più importanti, però, riguardano le nozioni di medicina generale narrate con cura nei diversi capitoli, come le descrizioni di alcune complicazioni delle gravidanze. Ad esempio, la preeclampsia, che avrebbe potuto portare alla morte, o i parti podalici. Oppure ancora, tumori all'utero e gravidanze indesiderate, in un'epoca in cui i metodi contraccettivi non erano efficaci. Inoltre, diversi capitoli vengono dedicati alla descrizione di come le ragazze più giovani e povere venivano portate con l'inganno a prostituirsi, perdendo per sempre la libertà promessa. Questa era infatti una realtà comune nei quartieri più poveri, da cui molte ragazze erano spesso costrette a fuggire. Ho deciso di trattare di questo romanzo perché secondo me la scrittrice è riuscita a descrivere in modo realistico i grandi drammi umani delle famiglie più disagiate, colpite dalla povertà del dopoguerra. Inoltre, per la prima volta, vediamo il punto di vista delle levatrici, sempre considerate poco essenziali. Possiamo capire, da un punto di vista tecnico, ma sempre narrato con grande semplicità, le malattie più comuni che affliggevano la popolazione londinese a quei tempi, o come si svolgeva esattamente una gravidanza, tramite varie nozioni di medicina e le descrizioni accurate dei problemi dei pazienti che la scrittrice assisteva. Non bisogna però dimenticare l'adattamento televisivo del libro, che ha riscosso tanto successo, a mio parere, per la gioia e la serenità che trasmette guardandolo. Infatti, i personaggi sono descritti in maniera ancora più accurata, ed è possibile osservarne lo sviluppo e i cambiamenti. Non troviamo un singolo personaggio, sia nel libro sia nella serie, che susciti sentimenti negativi. Anzi, possiamo affermare che le azioni di ogni personaggio non sono mai insensate né prive di uno scopo, ma portano il lettore e o telespettatore a riflettere e a voler conoscere sempre meglio tutti i protagonisti. Inoltre, ogni capitolo ed episodio scaldano il cuore. Si piange e si ride nel giro di pochi minuti. Gli altri due libri pubblicati e le ulteriori stagioni mandate in onda non perdono la magia e la gioia che trasmette il primo capitolo di Chiamate la levatrice. Per questo consiglio di continuare e non ve ne pentirete.